Diamo il benvenuto a Fiera Didacta a Ornella Castellano e Silvia Scandura, rispettivamente dirigente e docente del Liceo Falcone di Copertino in provincia di Lecce, scuola capofila dell'idea delle avanguardie educative oltre le discipline. Vi chiedo come mai il nome oltre le discipline e i fattori chiave di questa idea. Oltre le discipline è la nostra risposta all'esigenza di rinnovamento e di adattamento del sistema scolastico complessivo al bisogno di innovazione. In altri termini, abbiamo fatto i conti in questi anni con il bisogno di avvicinarci di sicuro alla didattica delle competenze, quindi ad un approccio di tipo formativo globale degli alunni, e nello stesso tempo il bisogno di mantenere specifiche alcune competenze di tipo tecnico. Questo ci ha richiesto necessariamente di rivedere tutto il sistema, a partire appunto dalla considerazione intorno agli obiettivi disciplinari. Allora, il nostro impianto didattico si basa su tre grandi filoni. Una didattica per abilità cognitive, che abbiamo chiamato Sostudiare, ed è un curriculum di abilità di studio che accompagna la crescita del bambino dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, integrando le abilità di studio e le competenze cognitive nella didattica curricolare. Quindi praticamente le unità di apprendimento al loro interno ospitano uno spazio di approfondimento delle abilità, del metodo di studio, della costruzione graduale di un metodo di studio. Il secondo aspetto è la didattica per competenze attraverso laboratori ad alta motivazione basati su compiti di realtà, quindi progettazioni trasversali che vengono proposte dal consiglio di classe all'inizio dell'anno e che accompagnano la didattica nel corso di un anno scolastico e portano alla realizzazione di un prodotto finito che quindi rappresenta per i ragazzi il completamento del loro percorso formativo all'interno dell'anno scolastico. Questo si intreccia ovviamente con la didattica curricolare, quindi con le abilità tecniche, con le competenze e anche le conoscenze che fanno parte del curricolare ordinario. Per far funzionare tutto questo è stata necessaria una scansione organizzativa dell'orario curricolare, per cui ogni docente sa di dedicare alcune ore della propria settimana a un laboratorio trasversale che andrà di pari passo con gli altri docenti di altre discipline a concorrere insieme alla costruzione di un laboratorio ad alta motivazione ed è compito di realtà. Quindi giusto per approfondire solo un attimo, il Sostudiare, che è il nostro strumento con il quale andiamo a cogliere le abilità cognitive da promuovere nei nostri studenti attraverso le unità d'apprendimento disciplinari, attraversano le discipline. Ecco perché ci chiamiamo oltre le discipline, perché non sono più, non c'è più il focus sul contenuto o sul sapere disciplinare, sulla porzione di sapere disciplinare, ma sull'abilità cognitiva. Per fare un esempio, saper progettare, saper leggere, saper decodificare, che passa attraverso tutti i docenti, l'intervento di tutti i disciplinaristi, salvando però gli specifici disciplinari stessi, perché partendo dall'idea consolidata della distillazione delle discipline e quindi dell'individuazione dei nuclei fondanti per ogni disciplina, il Sostudiare le assorbe, le attraversa, e quindi le nostre unità disciplinari sono appunto fondate sui nuclei fondanti, costruite sui nuclei fondanti. I nuclei, cioè i saperi fondamentali, concorrono alla realizzazione delle unità d'apprendimento multidisciplinari basate su compiti di realtà, che sono in qualche modo la risposta concreta alla richiesta espressa anche dalla CM3 del nostro Ministero, cioè sulla certificazione delle competenze. Dobbiamo lavorare sui compiti di realtà per certificare le competenze. Tutto questo è stato prodotto in anni di sperimentazione, tra virgolette, separate, in segmenti separati. Lo strumento
manageriale che mi ha permesso di superare l'estemporaneità dei percorsi trasversali in extracurricolo, i progetti che andavano nel pomeridiano rivolti a pochi studenti che non permettevano una capillare certificazione delle competenze, era necessario riportarli nel curricolare. Lo strumento è, come diceva Silvia, quella che chiamiamo pacchettizzazione dell'orario, cioè un attento gioco di progettazione ad inizio d'anno per cui ogni dirigente, ogni docente, ogni consiglio di classe stabilisce il tempo necessario da dedicare alle ore tecniche e alle abilità cognitive e invece alla loro monetizzazione, alla loro utilizzazione. E l'abbiamo realizzato, ormai è prassi comune, e la cosa importante, e l'abbiamo naturalmente portato a rigore scientifico grazie al supporto del nucleo dell'Indire, soprattutto del nucleo sud dell'Indire, perché IOSE, il gruppo di Napoli, ci ha sostenuto insieme ad Elena Mosa di Firenze. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo prodotto le nostre linee guida. La cosa che mi interessa mettere in evidenza è che il grosso della sperimentazione è avvenuto nell'istituto comprensivo, quindi, come dimostra anche il nostro manifesto, si sviluppa con gradualità a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media. Ma la cosa importante è che l'applicazione nella secondaria di primo grado, data la struttura disciplinare, è garanzia di applicazione anche nel secondario, cioè il nostro modello funziona benissimo anche nella scuola secondaria di secondo grado, peraltro dove ho condotto come dirigente sperimentazioni in alcune situazioni.